pomeriggio appassionati di calcio 5, benvenuti al Pala Tarquini. Si tiene qui Virtus Ciampino Best per la serie A2 femminile, primo posto condotto dal team di Paolo De Lucia. Best che imbattuto luce appunto la classifica di questo girone, insegue Virtus Ciampino che in una situazione di classifica differente punta a playoff e non smette di sperare. Sorteggio tra le squadre di casa, il Virtus Ciampino in maglia rossa, da sinistra verso destra attaccherà, da destra invece verso sinistra in maglia nera la Best. Diciamo appunto, il Ciampino vuole continuare a onorare questi colori, questa maglia, e non venderà cara la pelle anche oggi in casa. Solito grido di rito, si scaldano così gli animi della Virtus Ciampino che prepara così la gara. Vediamo se sarà match conteso fino all'ultimo minuto, ben deciso, se la Best cerca di mettere in ghiaccio subito già dal primo tempo la vittoria. Sfera che giunge fallo laterale, avanti Segarelli, doppia finta, Alvino, ancora Alvino in mezzo, c'è Segarelli che allontana, chiede di salire le sue, in avanti, attenzione, prova la girata, ottima di Segarelli, attenzione Alvino, il tiro, la deviazione con la mano, poi TPR, subito forte la Virtus Ciampino. Verso Pier Simone, ora 0-0 è il risultato, c'è Ciccobelli che fida Pier Simone, bene Verboni che prova Pier Simone, difficoltà, attenzione in mezzo a due, e ancora prova il tiro, grandissimo gol di Pier Simone, ne dribbla un paio poi sul sinistro, botta forte ed è il gol che vale il vantaggio, sbloccato da questa magia autentica di Pier Simone, 1-0, best. Tredicesimo minuto di gioco, cioè time out a favore della Virtus Ciampino che riordina l'idea dopo questo gol che ha sbloccato il risultato da parte di Pier Simone. 4 minuti e 25 al termine della gara, due falli a testa qui al Pala Tarquini, conduce la Best con una gran giocata di Pier Simone che adesso prova a destreggiarsi. Segarelli, scusate, era Foccarelli, tanto il tiro bello di Apollo Di Verrelli, niente di fatto purtroppo per Virtus Ciampino, adesso però De Santis forte, la chiusura di Alvino, qui da Ciccobelli con calma, tanto Segarelli prova una pressione, 5 secondi per Simoni, tanto prova a salire, 0, è finito il primo tempo, duplice fischio dell'arbitro, scogliatoie, 0-1 qui al Pala Tarquini a favore della Best con una gran potenza di Pier Simone, poche occasioni prodotte dalla Best, abbastanza da Virtus Ciampino che non sta mollando niente, sta facendo una figura grandiosa qui in casa. Finisce qui il primo tempo, c'erano gli spogliatoi giocatrici della Best, Virtus Ciampino che raduna le idee, mancato probabilmente un po' di precisione nelle occasioni di Virtus Ciampino, Best che comunque ha prodotto più nel possesso, nella gestione del vantaggio prodotto nel primo tempo. Vediamo cosa accadrà in questa ripresa. Secondo tempo che riparte in possesso sempre la Virtus Ciampino, ha concluso bene il primo tempo con parecchie azioni dalla sua parte, mancato solo il gol, quello che ha fatto invece la Best, intanto il colpo di testa finito fuori la pellicentola che arriva intanto sulla destra, controllato da De Santis, ne ha tre avversari addosso, centola Alvino e Segarelli, tira adesso a Verrelli, ancora Segarelli che prova a salire, centola dietro a favore della compagna, benissimo, intanto il tiro, la traversa di Segarelli su controllo di Verrelli, grande palla in avanti di Alvino, peccato Virtus Ciampino che sfiora l'1-1. 23° minuto di gioco, palla prima Marzini, ancora bene la giocata di Segarelli che
sale la fida bene Perrelli, in mezzo il tiro, gol del pareggio meritato della Virtus Ciampino, che aveva già più volte insidiato la metà campo avversaria. La porta della Best, solta trafitta dal Luna Pari, la riascente. Spera che arriva Carullo, bene Pisello che sale, attenzione, la palla arriva a Segarelli, il tiro, la parata. Ottimo di Lucci che mette il calcio d'angolo. Pallone verso Mazzilli, chiusura di Lucentini. Oppio, intanto time out da parte della squadra di casa, Virtus Ciampino che dà di ordinare le idee, così come la Best. Vediamo quali saranno le idee di mister per cercare di vincere la partita. Forte in cerca di Mazzilli, trova solamente Perrelli che sale, attenzione in condizione di ancora, c'è Perrelli che lotta su questa palla, Boni tanto in avanti, Rullo, Boni torna su di lei, attenzione c'è il contatto, il tiro, il gol, ma fallo fischiato poco prima, solito da rivedere, tanto su Boni che si tocca al fianco. Bene, attenzione, malinteso tra le due, gol! Attenzione, autogol di Segarelli, malinteso con Caccaliti, serviva un episodio rocambolesco veramente per sbloccare questa gara che sembrava la partita di scacchi, ben interpretata entrambe le formazioni, il 2-1 della Best, che dimostra proprio il suo trend positivo, anche grazie a un po' di fortuna. Borrelli, Albino, Centola, la fascia da capitano, Segarelli, bene a favore di Perrelli, ancora il capitano, Salvino, gira bene palla, concentrata Virtus Ciampino, va a salire, attenzione che c'è Corbelli che come al solito sa il fatto suo, bene per Romano che alza la testa, prova il tiro, deviata. Boni, insieme a Ceccobelli, adesso arriva puntuale Persiglia, Virtus Ciampino che è a campo, Centola può dar la tua destra, bene per Perrelli, la palla in mezzo, il tiro di Sigarelli, non trova lo specchio della porta, buona azione manovrata la squadra di casa. Solamente il 37esimo, adesso Albino, intanto per Perrelli, la palla dietro, Albino prova il tiro e auto, però un minuto e mezzo al termine della gara, forte intanto in cerca di Mazzilli, il colpo di testa parato da Taccaliti che forte rilancia in direzione di Fuzzi, stoppa, c'è stato un contatto, niente secondo l'arbitro, Albino mezzo chiuso da Mazzilli, c'è Pier Simoni sulla destra, Mazzilli prova a tenere ancora palla, ancora Pier Simoni, non arriva Mazzilli, numero 2, ora nuovamente 3 contro 2, chiede calma, intanto la palla Fuzzi, Perrelli, il tiro forte, la palla Milucci, calcio d'angolo guadagnato su Luzzi che deve allontanarla, come poi tanto Curzi forte, attenzione la deviazione di Ceccobelli rischiosa, ultimi 18 secondi di gioco, chiede calma a De Lucia, intanto il direttore di gara, c'è pallone forte per Curzi che prova in acrobazia difficile su portiere, calcio d'angolo ancora 1-2 in avanti per Fursi che forse ha l'ultima occasione, chiude ed è l'ultimo secondo e finisce qua, Treviso Fischio Best che vince probabilmente la gara forse più difficile della sua stagione, 2-1 in casa della Virtus Ciampino, vuol dire tantissimo considerando questa Virtus Ciampino praticamente perfetta oggi, un rammarico gigantesco veramente della Virtus, tante azioni, tante gioco prodotto da parte della squadra di casa, non ha rinunciato a giocare assolutamente la Best, ha scelto di soffrire probabilmente per portarsi a casa un risultato complicato, palla che è entrata con un autogol il 2-1 e con un 1-0 da parte di Pier Simoni memorabile, intanto qui è tutto dal Pala d'Arquini, da Calcio a 5 Live e Live Bomber. Allora, siamo qui con Valentina Taccaliti a Virtus Ciampino, oggi gara superba da Virtus Ciampino che dimostra non solo di essere terza ma di poter insidiare qualsiasi squadra lassù, la Best era imbattuta,
avete rischiato di vincere, avete rischiato anche di pareggiare, avreste meritato di pareggiare. Oggi abbiamo, diciamo, una partita un po' di rammarico. Tu che pensi di questo risultato? Allora, vabbè, loro comunque vengono da moltissime vittorie, quindi è normale che hanno tanto umore, sono tanto gruppo, a differenza nostra che stiamo riprendendo ora. Abbiamo fatto tante, tante belle azioni, solo che poi non siamo riusciti ad andare in rete, e questo è un grande rammarico, perché probabilmente sarebbe stata un'altra partita, se tutte le occasioni fossero andate a buon fine. Sì. C'è stato infatti un autogol aver deciso questo 2-1, peccato per Segarelli, insomma, questo tocco sfortunato. Non sembrava forse la best in grado di riuscire a scardinare la difesa che avete messo a punto oggi. Insomma, complimenti per il lavoro che avete fatto, e soprattutto voglio sapere da te qual è l'obiettivo minimo ora che siete terzi in questa stagione. Cercheremo di acciuffare i playoff, ci proveremo. Ovviamente non è semplice, ogni gara è a sé, quindi vedremo come andrà. Ringraziamo Valentina Taccalidi, complimenti per, ancora per la gara di oggi, nonostante la sconfitta, in bocca al lupo per il resto della stagione. Grazie. Siamo qui con Pier Simoni, autore di un gran gol oggi, il momentaneo 0-1, gara che ha vinto la Best, ma che diciamo forse era più difficile da vincere nel ciclo di imbattibilità che avete messo su. Volevo sapere da te quanto è stato difficile il secondo tempo interpretare questa difesa quasi impenetrabile della Virtus Ciampino, e che aspettative avete anche di queste avversarie che ora sono terze e punteranno ai playoff. Infatti l'abbiamo preparata bene in tutta la settimana, perché sapevamo che loro sarebbero state agguerrite, e dopo soprattutto la sconfitta dell'andata in casa nostra, sconfitta di misura. Perché comunque sono un'ottima squadra e stanno facendo un campionato che comunque non le rispecchia, perché sono un'ottima squadra, quindi ci siamo adattate al campo, diciamo, un po' più stretto del nostro, e con fatica, però poi con la concentrazione giusta, per fortuna abbiamo fatto bene, dai. Oggi quindi avete imparato anche a soffrire, visto, diciamo, la mole di gioco che nel secondo tempo vi ha un po' schiacciato nella metà campo. Sì, poi dopo l'1-1 loro ovviamente si sono entusiasmate, quindi abbiamo sofferto, quei cinque minuti sofferti, sì. Poi un po' l'organizzazione in difesa, un po' la fortuna, per fortuna. Andata, via. Diciamo, quando c'è il gruppo girano anche queste cose, insomma. Sì. Io ringrazio Pier Simoni, onora. Complimenti per il gol fatto oggi. E, insomma, in bocca al lupo per il resto della stagione.